Crazy Riders, oggi super video con degli argomenti importantissimi, un video bomba. Partiremo con i problemi che ho avuto e risolta la frizione proprio prima della partenza per il Grand Tour della Franciacorta. Festeggeremo insieme, c'è anche un comunicato importantissimo per la sicurezza che devo farvi e poi andremo a parlare di tantissimi argomenti del mondo Vespa scaturiti proprio dalle vostre domande. Bentornati sul canale, amici. Prima di iniziare dobbiamo festeggiare i 10.000 iscritti, quindi grazie tantissimo, è un traguardo forse piccolo ma per me importantissimo che fa sì che questo canale inizi a diventare veramente qualcosa di importante e questo lo devo a voi, lo devo a tutti voi che guardate i miei video, che contribuite a mantenere vivo il mondo del vespismo, il mio spirito del vespismo e tutto questo insieme è bellissimo. Quindi chi ancora non l'avesse fatto, ragazzi, perché tra l'altro comunque metà di voi che guarda i video non è iscritto e farlo è gratis, basta cliccare qui sotto, quindi potremmo essere 20.000 addirittura e sarebbe un sogno. Ma comunque sono davvero contento di questo traguardo. Mi fa molto felice, mi fa molto felice anche il vostro affetto, tutte le fasce, anche bandiscudo, i gadget che mi avete mandato da appendere sul muro del vespismo, grazie Antonello, l'ultimo del Vespa Club Foggia. E poi voglio farvi vedere questo che mi ha mandato Matteo, Vespa Club Cagliari, Matteo e Wanda, con anche la foto. Che ne dici, Wanda? Bello, bellissimo, grazie di cuore davvero a tutti, amici. E dai, però entriamo subito nel vivo degli argomenti del video, come promesso. Discorso frizione. Era un po' che mi slittava la frizione, nello specifico da quando avevo sostituito il pignone con quello da 22. Strano, ma perché? Potrebbe essere, ho pensato, magari all'inizio ho montato il cavo troppo teso? Microfono. E quindi si è consumata un po'. Io inizialmente in realtà ho pensato che il nuovo rapporto, essendo un po' più lungo, creasse uno sforzo maggiore, no? Come sappiamo, anche quando la frizione è usurata, lo si sente e patisce, pieno di zanzare qua, i rapporti lunghi. E quindi ho pensato a quello, poi ho provato ad aggiustare un po' il cavo, non migliorava, ma magari ormai la frizione era un po' compromessa, boh, non lo so. Insomma, la rismonto con dei dischi nuovi. I dischi vecchi in realtà erano in buono stato apparentemente, magari non so, li ho contaminati smontandoli con le mani sporche, ma penso di no, non lo so. Ad ogni modo, avevo la soluzione a portata di mano, quindi dischi nuovi, molle rinforzate della BGM, quindi 8 molle nuove, e già che c'ero, visto che comunque sono componenti super economici, insomma, cioè non economici di fattura, di ottima fattura, ma comunque costano pochi euro, ho preso anche il sedger rinforzato, visto che aumentiamo la spinta delle molle, aumentiamo anche la tenuta del sedger. Ero un po' preoccupato perché ho detto, caspita, adesso la leva magari sarà un po' più dura, che è il vantaggio della 8 molle, quella di essere di burro. In realtà anche queste molle, essendo rinforzate, sono però sempre 8, quindi il carico viene diviso tra tutte le molle e le molle comunque non sono durissime e la frizione rimane molto più morbida di tantissime altre frizioni originali. Cioè, se prendete una monomolla di un cinquantino, a confronto è marmo. Facilissimo da montare e adesso la frizione va benissimo perché queste molle riescono a tenere bene a pacchetto i dischi e a far esprimere tutta la coppia al motore. Sono veramente felice. A tanti di voi mi hanno chiesto, ma che campana monti? Io in realtà campana utilizzo quella originale, per adesso va benissimo. Non ho voluto mettergli neanche l'anello di rinforzo esterno, ma perché? Perché la campana rinforzata, secondo mia modesta opinione, scrivetemi poi la vostra nei commenti, serve per quando andiamo ad elaborare un motore e questo inizia a fare tanti giri in più di rotazione di regime massimo. Allora lì, per effetto della forza centrifuga, potrebbe aprirsi. Ma se la mia ormai tiene, i giri sono sempre quelli che faceva prima, da tempo, quindi non è necessario. Oltretutto andare magari a mettere un anellino saldato non mi piace neanche tanto, potrebbe rompersi la saldatura, potrebbe sbilanciare seppur di poco la frizione, ma girando a quelle velocità magari potrebbe innescare delle vibrazioni in più nel motore che non mi piacciono. Insomma, se poi dovessi proseguire nelle elaborazioni andrei a montare una frizione BGM super strong completa, già belle che fatta, prendere e montare, super affidabile, super prestazionale.
Parentesi molto importante adesso però, richiamo per gli ammortizzatori BGM, sì, proprio gli ammortizzatori che utilizzo io, che anche tanti di voi hanno comprato, c'è in corso un richiamo ufficiale per delle questioni di sicurezza. Cosa vuol dire? Prendo proprio quello che dice il comunicato, che a seguito di due esemplari che sono stati visionati da Scooter Center, da BGM, hanno notato che su una serie di prodotti messi in commercio dall'inizio di quest'anno, di gennaio 2023, potrebbero esserci dei difetti dovuti al fatto che durante la produzione un sistema che erogava la colla che va a fermare un componente ha erogato poca colla. Quindi BGM ha indetto una campagna di richiamo, bisogna rimandargli gli ammortizzatori. C'è stato proprio un aggiornamento in corso mentre avevo già registrato il video, amici, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione direttamente al sito di Scooter Center, dove mi rimando per leggere tutte le informazioni, le modalità ufficiali. Ad ogni modo, Scooter Center sta cercando per muoversi al meglio, quindi chapeau, veramente tanto di cappello, è in questi casi che si vede quanto vale un'azienda, per far sì che nessuno rimanga a piedi, diciamo, senza ammortizzatori. Quindi a tutti quelli che sono tracciabili, che hanno acquistato tramite il sito di Scooter Center, verranno inviati nuovi ammortizzatori e dopodiché verrà prelevato il reso a spese ovviamente dell'azienda. Per quelli che non sono tracciabili, che hanno invece acquistato gli ammortizzatori su dei siti esterni, c'è l'email per contattarli, e chi ha bisogno degli ammortizzatori, diciamo, sostitutivi, gli verranno inviati degli SS. Questo è quello che ho letto, ma vi ripeto, non voglio dire castronerie, andate a leggere tutto là sotto. E adesso mi metto qua in ufficio e andiamo a rispondere. Vaffanculo ste zanzare. E andiamo a rispondere proprio alle vostre domande. Io in realtà ho detto, ma vado a farmi un tè caldo wild. Mica, ma ci sono 30 gradi, Matteo, cosa dici? Volevo fare come i turchi, che quando fa caldo, giustamente, doccia calda e tè caldo. Allora, il primo commento: grazie per il video, molto interessante, stupito per la differenza, il test più preciso sarebbe stato con i rapporti identici. Ti rispondo brevemente, ho già risposto nei messaggi. No, perché una configurazione va vista nel suo insieme completa. Il pregio, uno dei vantaggi del motore che eroga più coppie più potenza, è proprio quello di poter montare dei rapporti più lunghi e quindi trarne vantaggio. Non è assolutamente corretto fare un paragone tra un 125 e un 177 con gli stessi rapporti, perché il 177 con i rapporti del 125 è mozzato. Poi abbiamo le antitesi dei consumi. Col 50 special, 150 quattrini, 39 di carburatore, faccio 10-12 km al litro. E poi il grande, grandissimo, giovanissimo Samuele Iannello, che tanti di voi sicuramente conoscono, giovane vespista, super viaggiatore, con Caccamo, il suo PK50S, ho raggiunto in pianura padana i 72 al litro. Sì, ma litro di cosa, Samu? Di uranio. 72 al litro. Io credo sia un record, ma proprio del mondo. Ciao, per montare le Pirelli Angel come tu, bisogna per forza avere dei cerchi tubeless? No, non bisogna avere dei cerchi tubeless, infatti io al momento ce l'ho montate sui cerchi normali. Altri invece mi hanno scritto, ma ho comprato i cerchi tubeless, che gomme devo mettere? Qualsiasi gomma buona, Pirelli Angel sono ottime, a patto che abbiano la dicitura tubeless o TL sulla spalla, che sta a indicare proprio che sono progettate per lavorare senza camera d'aria. Ciao Matteo, ho preso gli stabilizzatori come i tuoi più o meno, ma non so come montarli, mi spieghi per favore? Devo togliere le manopoli, sostituirle? Ho appena fatto un video che è uscito in anteprima per gli abbonati, quindi ragazzi, se volete supportarmi per gli abbonati, sto cercando proprio di creare una serie di contenuti molto consistenti che valgano la pena per supportarvi. Il livello base è 1,99€ al mese, vi dà già l'accesso a tutti i video extra, faccio vedere proprio nell'ultimo video come montare i bilancieri, perché alcuni tanti non si riescono a montare, e con le manopole che utilizzo io anche, che trovo veramente veramente comode. Poi c'è il livello più avanzato di abbonamento, 3,99€ al mese, una birra piccola, dove avete accesso a sconti sul merchandising, il gruppo Telegram, dove ci sono dei grandi appassionati e si può discutere in maniera interessante del mondo Vespa, trovate manuali, documenti, brochure, le tracce GPX dei percorsi, e avrete l'accesso prioritario a tutti gli eventi Vespa Crazy Rider. E tra l'altro, il problema della frizione che vi dicevo prima mi è incappato proprio prima della partenza per il Grand Tour della Francia Corta, quindi io come al solito mi sono ridotto a fare i lavori il giorno prima e poi partire per un viaggio, ma è andato tutta la grande, vabbè, aprire, cambiare la frizione, un pignone, è un lavoro che ho fatto tante volte, quindi faccio con tranquillità. La Vespa appunto è andato benissimo, abbiamo rodato subito la nuova modifica, e vi lascio qui per tutti sotto in descrizione il racconto tipo articolo di giornale che ho scritto con tutte le foto del Grand Tour della Francia Corta.
porta, quindi andatevelo a vedere perché secondo me leggendolo potrete divertirvi, trovare qualche chicca curiosità sul mondo Vespa e assaporare l'esperienza bellissima che abbiamo vissuto in questi due giorni insieme. E ancora grazie di cuore a tutti i partecipanti che ci hanno fatto divertire, siete dei grandi. Nonostante le condizioni meteo della domenica veramente veramente toste, 5 gradi, 1900 metri al passo Croce Domini, wow! Ciao Matteo, è possibile sapere il codice del regolatore SIP per trasformare la Vespa in corrente continua e qualche video tutorial? Allora no, non ho ancora mai fatto un video sulla modifica in corrente continua perché in realtà non ho ancora trovato una soluzione che mi soddisfi appieno in termini di praticità, affidabilità e wattaggio erogato, anche perché Vanda è una degli ultimi PX, quindi è in grado di erogare 110-120 watt. La modifica migliore, secondo me, il mio modesto parere, che si può fare è quella che in realtà avevo già fatto e poi tolto, questa è un'altra storia, quella di installare il regolatore dell'APE FL3. Quindi utilizziamo componenti piaggio, bisogna fare una piccola modifica per mettere in corto le bobine dello statore per fare in modo che tutta la corrente, tutte e due le semionde, positiva e negativa, vadano nel regolatore che le trasforma in continua. Quella secondo me è la modifica migliore e più affidabile al momento, però sono proprio curioso di discuterne con voi, so che tanti di voi l'hanno fatta, quindi anche qui scrivetemi nei commenti se avete fatto la modifica in CC, come l'avete fatta e come consigliate di farla, perché il problema del regolatore APE è che costa un 100 euro, quindi magari si può anche ottenere lo stesso risultato utilizzando un comune regolatore da moto, non lo so, dovrei affrontare bene la questione, studiarla un po', anche se avere un componente piaggio mi piace un po' di più, sono sincero. Torniamo al tema delle grippate, ma è possibile che si grippi così spesso? Io dal 1981 con la stessa Vespa non ho mai grippato, eppure ho girato mezza Europa. Sarà la benzina? Sì, mio caro, sarà proprio la benzina, perché come è successo a me, quando ho grippato il DR, che poi chiuso una porta si è aperto un portone che è stato il là per andare a montare il BGM e quindi iniziare tutta questa nuova bellissima avventura fatta di finalmente di prestazioni come si deve, e fu proprio per una benzina sporca di un benzinaio, come racconto nel video del viaggio, che aveva riaperto dopo diversi mesi di chiusura, probabilmente le cisterne sporche, che nel frattempo hanno sviluppato depositi, alghe, schifo, e quindi sì, purtroppo è un problema. Io ho grippato 115 Malossi per i prigionieri troppo stretti, il 115 ha poca camicia e a caldo si è grippato da nuovo lasciando i quattro segni dei prigionieri, caspita. Grippare un gruppo termico nuovo veramente sempre bruttissima come esperienza, quindi ragazzi mi raccomando, dinamometrica sempre, qui sotto in descrizione il link di quella che utilizzo io che è economica, ma ho comparato con la beta che già avevo e funziona benissimo serrando esattamente allo stesso livello, quindi un ottimo affare, la trovate appunto su Amazon con link qui sotto. Ciao, voglio chiederti un consiglio, da poco un meccanico mi ha messo un 102 Polini, possibile che a 800 km mi sia rigata la valvola di aspirazione, mi ha lasciato a piedi e ho speso 2000 euro di motore e manodopera. Come scritto nel commento, carissimo Davide, se si è rigata è successo qualcosa che non doveva succedere, cioè non è normale che una valvola si righi così, quindi carter pulito male, detriti di lavorazione o si è rotto qualcosa, non lo so, sicuramente non è normale, quindi fai verificare al meccanico e cercate di ripristinarla, e se c'è stato un errore, insomma, spero che ti venga incontro, gli errori possono capitare e purtroppo chi lavora sbaglia. Spero appunto che riusciate a recuperare la situazione. Chiudiamo in bellezza, amici, prima di lasciarvi leggermi l'ultimo bellissimo messaggio, vi invito a guardare le magliette se vi piacciono, come questa che ho creato io della linea Speed and Style, ci sono tantissime altre linee che ho disegnato personalmente, le trovate qui sotto il video, e cliccando sopra le piccole icone delle magliette si accede al Crazy Riders Shop Online, dove ci sono tutte le grafiche, i colori, potete addirittura personalizzarle con la scritta che volete, col vostro soprannome. Perché la Vespa non ti tradisce mai, ti ci affezioni, la lasci ferma 5 mesi, 2 pedalate e riparte sempre. E senza difetti non sarebbe Vespa. Essere vespista è un modo di vivere le due ruote in modo unico al mondo. 90 minuti di applauso.